benvenuti, siamo qui a Porta Furba oggi per questa inaugurazione di questo progetto artistico voluto da parte del 715 e dall'associazione culturale Porto d'Arte, e chiaramente dal suo artista anche spagnolo. Siamo qui, questa presentazione sarà un impegno molto grosso perché ci ha visti partecipi con l'associazione, con l'artista, questo progetto già da un anno a questa parte. E poi la sua realizzazione è stata lunga, di circa 7 mesi, per poter realizzare quest'opera che copre circa 400 metri quadrati di superficie, chiaramente con le pitture che sono state realizzate dall'artista. Ecco, io ringrazio il municipio, l'associazione dell'artista, e lascio la parola al presidente del Sette Municipio. Grazie e benvenuti a tutti. Come diceva bene il rappresentante ADAC, che non deve scappare perché ADAC è parte integrante, circa un anno fa Ugo Spagnolo è venuto in municipio a raccontarci questa sua idea e devo dire che è stata accolta subito positivamente, quindi abbiamo subito sponsorizzato, dato il nostro patrocinio e insieme ad ADAC le autorizzazioni necessarie per poter fare questo intervento, che non è solo di riqualificazione della nostra stazione metro di Porta Furba, ma proprio un intervento che riprende la cultura di questo quartiere, un quartiere storico che ha tantissima storia da raccontare, tantissimi personaggi che sono importanti non solo per questo territorio ma per la città di Roma. Quindi adesso Ugo ci racconterà chi hai ritratto e perché hai scelto proprio queste persone. Okay, grazie. Allora, intanto grazie al Settimo Municipio, a Roma Capitale e naturalmente ad ADAC che ha concesso gli spazi per poter realizzare questa cosa. Importante, vorrei sottolineare questa cosa, importante è stato il contributo degli sponsor, senza gli sponsor non sarebbe potuto realizzare questa cosa, quindi vorrei ringraziare brevemente Harley Rock Crew, Carra, Morlacco e l'artificio storico dei puntini, nonché la Sigma Coating per averci fornito tutti i colori. Dunque, quest'opera nasce da radici lontane, quindi non ti voglio annoiare con la storia delle bottiglie, però qui nel quartiere come un'installazione di bottiglie di vetro, diventa poi un'opera pittorica, però la caratteristica di questa cosa è che fosse esattamente un'opera relazionale, cioè dove il pubblico potesse intervenire. Qui nel quartiere del Quadraro questo intervento è stato ha avuto una riuscita incredibile, perché tutte le persone con cui sono entrato in contatto, che sono diventate sempre più, sono intervenute fattivamente, diventando gli interattori di questo murale. I personaggi che sono rappresentati, inizialmente io avevo un'idea di rappresentare questi personaggi, piuttosto limitata. Cosa è successo? Che conoscendo tante persone, tutte degnissime di essere rappresentate veramente, è stata ardua la scelta. I personaggi sono personaggi storici e personaggi comuni, tra virgolette, e poi moltissimi personaggi, curatori, conservatori, sacerdoti della memoria sono stati fotografati in ben 30 set fotografici che sono stati ospitati da tutte le associazioni, cominciando anche qui un grandissimo ringraziamento a tutte le persone che mi hanno introdotto. Io non conoscevo nessuno, Tony Ray, il mio amico poeta, mi ha fatto conoscere il primo Sergio Tosoni, ho conosciuto perché mi ha prestato il suo set, il suo studio per tantissime volte, senza conoscere altre persone. Poi Loris Antonelli, Salvatore Salmeri, il CS Ospartaco, l'Associazione Berlinguer, il CS alla Torretta, sicuramente dimentico, adesso sono molto emozionato, ma veramente tantissime associazioni e persone, e soprattutto poi la collaborazione con le scuole, che è stata un'esperienza, spero, per i ragazzi, formativa.
mattina con l'alternanza scuola-lavoro per i ragazzi dell'Argan e i ragazzi dell'Olimpiadistico, dove insieme il mondo secondo, perché hanno dato proprio il sano per il tolleranza della droga per tagliare le resistenze, perché si fanno, si tagliano con barriere, sono veramente una grandissima mano. Poi che altro dire? Che il lavoro appunto si è svolto attraverso i laboratori di raccolta di memorie e micro interviste fatte a tutti i personaggi. I partigiani raccontano qui presenti le rastrellate, la scuola del Quadraro, la scuola della Resistenza, importantissima per questo quartiere, quindi sono raccontati personaggi proprio che vivono e tramandano, ci sono addirittura generazioni, per esempio Daniele Emilio che ha portato qua in teatro Vito Silvestri. Abbiamo personaggi che hanno lavorato nel cinema, che sono legati a questo quartiere, come Fulminetto Dauli, chiaramente personaggi che conoscono tutti, o Ascanio Celestini. Abbiamo maestranze di Cinecittà come Gino Scarano, barbiere del Quadraro e dei famosi attori che sono passati lì, Fonici come Luciano Muratori. Abbiamo la Murga che è un corpo di ballo qui del Quadraro, abbiamo Luciano Dacchi, grande artista, tantissimi artisti sono passati qui, come Renato Mandor, addirittura Schifano, e Alberto Cantangeli che era uno di loro, che lo conosceva e che è un artista sempre locale del posto, Sergio Conti ci hanno nominato, Desisti, di Detto Picchio, grandissimo della Bettini Quadraro, da cui sono nati tantissime canzioni, la palestra di Cucina, insomma è un quartiere ricchissimo veramente di storia, quindi non si finiva mai. Non c'è la locanda dei giratori, naturalmente, che i suoi lavoratori esponenti. E mi dicevo all'altro dei personaggi che sono rappresentati, non vorrei proprio dimenticare nessuno perché sono stati preziosi. E il lavoro è un work in progress, nel senso che è un'idea di lavoro, è un'idea proprio sul pensiero, cioè conservare, prendere coscienza di questa memoria che è importante appunto conservare e rappresentare, non vuole essere naturalmente un archivio completo, perché non sarebbe stato possibile, però lanciare questa idea che quindi la memoria debba essere, come dire, conservata, prenderne coscienza nel momento in cui si lavora con le immagini, con la scrittura, con qualcosa che viene affisso e che deve essere guardato, ecco, sì, si lavora proprio con questo. E questo vorrebbe essere, che l'opera sia parte insomma delle persone, sia un concetto democratico di arte. Magari ci sono già loro, Ninetto vieni qua, io non vedo se ci sono altri, venite qua così vi vedono. No, ci avviciniamo senza che si stancano. Qualcuno di voi vuole dire qualche cosa? Ninetto, un saluto. Sì, un saluto. Ma che dire, io Ugo, su riguardo la cosa sono un po' emozionato, dico la verità, emozionato perché comunque è un qualche cosa, diciamo, che ti segna un po', no? Perché comunque essere qui per un evento così importante nel quartiere, secondo me è importante perché comunque io vivo in questo quartiere e mi fa molto piacere, ma non solo questo qua, è proprio secondo me il senso di queste cose, che è una cosa secondo me importante, perché comunque a parte segna, diciamo, un'epoca di tante persone, come se mi avete messo anche io in qualche modo segno un'epoca, un momento della vita, non lo so, e questa è una cosa importante. E poi il significato, diciamo, di tutta la situazione, che comunque, diciamo, queste foto, queste immagini che tutti quanti noi, quelli del quartiere, con questo, diciamo, con queste foto fatte in questa maniera, diciamo, questa bottiglia che viene chiusa, e conservare, diciamo, le memorie, i pensieri, perché comunque tutti quanti noi abbiamo delle memorie, i pensieri, e delle volte sfuggono. Invece questo qui mi dà l'immagine, diciamo, di un qualche cosa che tu comunque conservi, puoi
tenere chiuso, non so se io riesco a farmi capire. E questa è una cosa molto bella e emozionante. E mi fa molto piacere, ripeto, perché comunque sto qui nel quartiere e faccio parte, diciamo, di un periodo, non è quello che volete voi. L'unica cosa che mi sconcerta, scusi, scusatemi, questa mi sconcerta, cioè, se uno comincia con un murale, se va bene, insomma, a un certo punto, e poi che fanno? Per fare una statua, potete fare come vedete della testa, e se no, insomma, questa è una cosa un po' mi sconcerta, per dire la verità, perché non lo so se uno deve grattarsi qualche cosa o... Però scherzo, scrivere una battuta spiritosa. E basta, finisco qua, devo dire che mi fa molto piacere e sono molto emozionato. Grazie. Assolutamente sì, però vogliamo dirci da 40 anni, lo saresti mai immaginato 40 anni fa che oggi saremmo stati qua. Dai, bellissima questa cosa. Sentiamo anche loro, non li facciamo alzare. Chi vuole? Allora guarda, io devo fare un ringraziamento particolare sia al comune e tutta l'organizzazione, perché dopo 40 anni si è verificato quello che voi forse non sapete, il decentramento culturale. Dico, questo quartiere è grande quanto Firenze, non c'è una galleria, non c'è un teatro, e colgo l'occasione, se è possibile, fare una galleria qui di quartiere, perché sennò io devo spendere 1,50 € andare al centro, 1,50 € a ritornare per vedere una mostra. Io preferisco che, se è possibile, che venga qua, in quanto essendo pensionato, mi hanno levato l'abbonamento ridotto che c'era prima, la tessera degli anziani, e quindi per principio io non vado al centro a vedere le mostre. Come me ci sono tutto il quartiere che la cultura non viene sviluppata, in quanto non hanno la possibilità di andare a vedere una mostra, magari un edificio vecchio, una scuola, che il comune ci dia la possibilità di dire, andare là a vedere la mostra e parlare. Poi, per quanto riguarda i personaggi, De Dominicis, che è un grande artista che girava col Montello, se il comune o chi per esso avesse raccolto un'opera per uno, noi con De Dominici, Schifano e tutti gli altri avremmo una galleria gratis senza ombra di dubbio, come dice Agatha. Ci sono tante cose che necessarie, tante, e mi dispiace,
come io mi considero una quadrarola nata, perciò mi dispiace se ti parlate di tutte queste cose, mi dà solo fastidio. Grazie. Tanto do però una buona notizia: come municipio abbiamo creato un gruppo di lavoro che sta progettando la riqualificazione di tutto il quadrato. Appena avremo la bozza progettuale faremo degli incontri anche con la cittadinanza per accogliere anche le vostre proposte. Ed è una riqualificazione che non è solo indirizzata nella sistemazione di una strada o di un marciapiede, ma anche nel creare punti di aggregazione dove i cittadini ne sentono più necessità. È ambizioso come progetto, assolutamente, ce ne stiamo prendendo l'onere come municipio. Voi sapete benissimo che i municipi di fondi non ne hanno tantissimi, però è l'impegno che abbiamo preso, è uno degli obiettivi che abbiamo dato quest'anno ai dirigenti, e quindi nel prossimo anno cominceremo a fare degli interventi importanti. Chi era il... Saluto a tutti. Io sono Clemente Scioli, sono attaccato alla colonna, ero un campista, ho combattuto contro il fascismo per la libertà. Oggi purtroppo siamo, come si dice, ce l'abbiamo ancora. Così. In tutti i modi io vi ringrazio dell'iniziativa. Grazie, grazie, grazie. Bandiera rossa, era un partito dissidente dai comunisti, ma ha dato tanto contributo alla lotta per la resistenza e all'antifascismo, quindi ha avuto molte perdite. Ci siamo dati da fare, siamo riusciti a liberare anche la nostra città, dopo 9 mesi di resistenza siamo anche andati volontari un esercito di liberazione che era in costituzione nelle caserne romane, facendo 11 mesi di guerra con la Quinta Armata. Dopodiché siamo rimasti militari anche per l'ordine pubblico. Tutto questo naturalmente, ero venuto con entusiasmo per vedere, ho visto una mia fotografia fatta da un bravissimo organizzatore di mostre ma anche di fotografie da parte di mio figlio, che l'aveva trovata su il computer, insomma, che adesso camminano le notizie. Una fotografia meravigliosa fatta da un fotografo di professione, secondo me. Quindi ero venuto con entusiasmo per vedere questa fotografia in questa mostra, che probabilmente in seguito ci sarà, anche la mia sarà inserita, perché le mie memorie della resistenza siano racchiuse in quella bottiglia che viene otturata con cavatappi, perché non si dimenticano le memorie del passato, perché soprattutto è necessario che ci ricordiamo quello che è stato il fascismo, e ricordiamocelo perché è ancora un periodo che cercano di mettere sulla testa, e quindi non abbiamo, secondo me, probabilmente delle autorità che
lo sappiano difendere l'antifascismo che noi abbiamo creato attraverso tanti sacrifici e la perdita di tanti nostri bravi compagni. Per cui credo che sarà necessario ricordarcelo sempre, ma non solamente in questa memoria. Cerchiamo di creare memorie un po' dappertutto dove è possibile e ricordandoci quel periodo, perché nessuno ci ha regalato la libertà, la Costituzione. Quindi viva la Repubblica Italiana, viva la Costituzione. La prima bottiglia e poi chi vorrà potrà dare, insomma, facciamo questa affissione di bottiglie e di memorie, alcuni di voi le hanno portate, qualcuno può disegnarla qui se vuole e poi c'è un piccolo rinfresco. Ecco, avevo dimenticato due brevemente, allora prima questa iniziativa è stata curata dalla Degree Gallery, volevo ringraziare tantissimo, veramente ancora tantissimo, i miei assistenti stretti che sono la mia compagna Iolena Ceschel, Carlotta Monteverde, Stefano Esposito, poi abbiamo Raffaella Tommasi, Claudia Lodolo, Venitemi aiuto, Michele Lupo, assolutamente per il web, tantissimi amici che mi hanno veramente dato, perché abbiamo fatto tutti.